L'opera di Hakone ci racconta come in un continuo laboratorio di sguardi, di linguaggi, è proprio il primo degli step della programmazione per far capire che il metodo è anche sostanza della scultura, perché un conto è lasciare il visitatore libero di leggere le opere che sono presenti, ed è già una chiave di lettura il colloquio con le opere della collezione permanente, ma il coinvolgere altri linguaggi in un laboratorio continuo di osservazione, di interpretazione, alla fine fa emergere se la scultura, se l'opera è buona, perché se l'opera non è buona non regge la lettura degli altri linguaggi. Per cui spesso noi vediamo cose in giro per l'Italia che si ammantano di essere grandi opere, grandi sculture, ma sono vuote, e nel momento in cui si chiede a un video di raccontarle, quel video alla fine mette in evidenza la pochezza del contenuto di quell'opera. Cambiando il medium di ricerca, il medium espressivo, e quindi la fotografia e quindi il video, confluiscono sui contenuti e sul grande potere comunicativo che hanno queste opere. Di Tommaso Orbi, intensissimo, al punto dell'angoscia, che riprende veramente il titolo, l'urlo muto della coscienza, giocato solo sul respiro, sui suoni d'ambiente, sul respiro dell'artista, su questo quasi partorire il senso del dolore collettivo e del dolore dell'umanità. La funzione sociale della scultura è molto importante. Il discorso del sociale è ancora più importante in Hakone, perché fa parte di quella generazione che ha vissuto anni terribili, gli anni 70, gli anni 60, gli anni 70, quando cioè l'arte era veramente denuncia. Oggi l'arte e la scultura è molto più in qualche modo edonistica, no? Superficiale, mentre l'artista è per definizione il nervo scoperto della società, quello che prima degli altri percepisce un disagio, un mutamento, un'ingiustizia. E il nervo scoperto è, in quanto scoperto, talmente sensibile che si commuove di fronte al dolore del singolo, perché diventa dolore universale. Noi siamo qua davanti al dolore delle madri, già solo il titolo è di una forza prorompente, epocale, è veramente l'espressione della sensibilità di un nervo scoperto. Cioè, un artista riesce ad andare oltre, riesce a immaginare qualcosa che gli altri non riescono neanche a vedere, si fermano all'atto di tragedia, alla morte del singolo, al caso contingente. Ma dietro il caso contingente c'è un portato di dolore
che è universale, profondo, è il dolore delle madri non solo dei morti recenti, ma il dolore delle madri nel senso più astratto, universale. Massimo Sacconi è indubbiamente dotato di una grande sensibilità, una sensibilità quasi femminile, che gli permette di avvertire proprio sulla sua pelle il dolore degli altri, ma anche un dolore che poi diventa un dolore cosmico, e questo poi lo traduce in scultura, adottando poi la figura della donna, forse come sintesi di questo dolore, fatto che accompagna un po' tutta la vita, e anche perché poi la donna, come dire, racchiude in sé le contraddizioni, anche, ma anche la completezza che poi la rende imprescindibile, ovvero la debolezza, la forza, la vulnerabilità insieme alla determinazione, l'istinto di protezione, quindi la maternità insieme alla morte. E la donna sintetizza tutto questo, lo sintetizza attraverso l'urlo, per esempio, in Pietas per Beslan, in cui il contrasto tra questo seno turgido, seno comunque vitale, e il bambino morto fra le braccia è una sintesi perfetta del contrasto fra vita e morte. E le figure di Sacconi sono figure spigolose, sono sculture che avvicinano, ma immediatamente allontanano, dopodiché interrogano gli animi più sensibili, perché comunque trasmettono un senso di angoscia cosmica che è sconvolgente. Cosa più difficile da trovare è stato trovare l'incastro tra l'opere di Massimo Sacconi e tutte le altre opere all'interno del castro, anche perché possiamo notare che le opere di Massimo Sacconi sono morbide, sono delle linee molto diverse dalla maggior parte delle opere che ci sono all'interno del castro, anche per quanto riguarda la differenza di materiali. Se accostiamo appunto un'opera di Massimo Sacconi a un'opera in ferro battuto, avremo qualcosa di molto diverso, e per me quello è stato sia il difficile ma anche il divertimento. Le cinque mostre iniziano con un artista che è davvero importante ed è significativo che si parta da lui, da Massimo Sacconi, da un grande artista che è nato a San Giovanni e che a Montevarchi, nel nostro Valdarno, è davvero una persona, diciamo, apprezzata da tutti, ma è apprezzata a livello appunto nazionale, ed è bello che questo rapporto tra la territorialità, l'arte e il Museo del Cassero possa andare avanti e possa partire da lui. Quindi invito davvero tutta la cittadinanza dal 25 novembre al 6 gennaio a vedere queste straordinarie opere e a vederle sotto una luce anche particolare. Infatti sono state fatte delle foto da Marco Mugnai e un video di Tommaso Orbi che raccontano, attraverso due arti che credo che siano complementari davvero alla scultura, quello che ha voluto in qualche modo esprimere l'artista nella sua creatività. L'aver collocato le opere qui dentro il cassero, ed è un po' la filosofia di questi interventi di contemporanea dentro il museo, e proprio far capire come certa cultura contemporanea, certi linguaggi contemporanei sono universali e stanno al pari delle opere storiche, della collezione permanente, creano proprio dei colloqui. In fondo il pubblico va anche educato a guardare la scultura, e lo si educa anche mettendo a confronto i linguaggi, facendo capire che non c'è un questo è migliore dell'altro, ma c'è un livello di parità, perché la parità è nella qualità tecnica e anche proprio
manuale dell'artista, ma è la qualità della comunicazione di un messaggio. Abbiamo un motivo di soddisfazione in più perché si apre il ciclo con un nostro socio, che è Massimo Sacconi, per il quale ho scritto volentieri una presentazione anche nel catalogo, perché al di là della questione sociale, cioè dell'associazione, con Massimo Sacconi sono legato da un'amicizia personale e credo che è stato per me anche importante averlo seguito in questa ripresa dell'attività plastica, e lo ha fatto dando voce a tanti piccoli episodi che rischiamo negli anni di scordarci, e invece è bene che la storia e la cronaca vengano impresse in immagini come quelle che possiamo vedere anche all'interno della mostra, perché sono sempre momenti di riflessione, momenti di approfondimento, momenti di ricordo. L'arte non è solo arte, per noi è anche, oltre la cultura, è anche promozionare i nostri territori, dare anche attività economica, e l'intento dell'amministrazione, ma credo che sia la politica dell'intera Regione Toscana, andare sempre a trovare una sinergia, una simbiosi fra l'attività culturale, l'attività turistica, l'attività di promozione del territorio, perché solo in questa forte unione di attività si può veramente dare una soddisfazione ai nostri turisti, ai nostri cultori, a coloro che vengono a trovare o a visitare la nostra città. Su questo vogliamo ulteriormente ancora investire durante tutto l'anno. La Regione ha accolto le nostre richieste, ha finanziato insieme a noi 4 o 5 mostre durante la parte finale del 2012 e del 2013, e su questo ritengo che ormai il Cassero per la scultura dell'Otto e del Novecento sia inserito a pieno titolo fra i grandi musei della nostra regione.